Come finirà? Non è oggettivamente dato saperlo. Ciò che tuttavia appare ormai evidente a tutti è che logica e razionalità in questi spareggi sono andati definitivamente a farsi benedire. L'ennesima storia di una notte incredibile, il Foggia la scrive all'Adriatico di Pescara, dove passa ai rigori, recuperando per due volte lo svantaggio, ancora ai titoli di coda, nei tempi regolamentari e nei supplementari. Roba da film, obiettivamente. Davanti ai 20.000 tifosi pescaresi che già pregustavano la festa e sotto gli occhi di uno Zeman che avrebbe dato qualsiasi cosa pur di mandare fuori Canonico e i rossoneri, il Foggia parte come peggio non poteva. Dopo appena 2 minuti è già sotto il colpo di testa di Cuppone che scaraventa il pallone alle spalle di Dalmasso, manda il Pescara subito avanti e mette tutto in salita. Il Foggia però non si scompone e da quel momento in poi comincia a comandare e a costruire occasioni in serie. Al decimo Ogunseye incorna su imbeccata di Costa, palla di un soffio al lato della porta difesa da Daniello. Dopo la mezz'ora, altra occasione con la conclusione di Frigerio che incrocia la provvidenziale deviazione di Cancellotti. E poco prima dell'intervallo il Pescara si rivede con Brosco, che c'entra la traversa. Si va al riposo col Pescara in avanti, ma con il Foggia che è pienamente dentro la partita. E in avvio di ripresa la squadra di Delio Rossi va nuovamente vicinissima al pari. Frigerio su servizio di Ogunseye ci prova col tacco, Daniello salva. 54esimo, altra buona occasione per il Foggia. Questa volta è Ogunseye a farsi neutralizzare la conclusione. Al 64esimo, incursione velenoso tiro cross di Leo, il pallone si spegne sull'esterno della rete. Occasionissima, 1 minuto dopo, lancio millimetrico del subentrato e sontuoso Vacca. Garattoni a tu per tu col portiere non inquadra lo specchio. La gara sembra chiusa al 69esimo quando Delle Monache lancia Merola che trafigge Dalmasso e fa 2-0. L'arbitro però, dopo la consultazione del VAR, invalida per la chiara posizione di fuorigioco dell'ex attaccante del Foggia. Gol annullato, la qualificazione resta appesa ad un filo. Zeman manda dentro nel finale Desogus per Merola per il Pescara. La festa è apparecchiata, ma al 97esimo, nell'ultimo giro di recupero, accade quello che ormai in casa Foggia è consuetudine. Peralta lavora un pallone, Ogunseye fa la torre e Rizzo in spaccata mette dentro. 1-1 tra l'incredulità dei 20.000 tifosi abruzzesi e la gioia indescrivibile dei 700 foggiani non residenti presenti nel settore ospiti. Si va ai tempi supplementari. Il Foggia vede nuovamente nero al sesto del primo overtime. Rafia serve Desogus che si libera della marcatura di Leo e batte Dalmasso. 2-1. Il Foggia è nuovamente costretto a rincorrere. Serve un nuovo miracolo che si materializza ancora una volta ai titoli di coda. Minuto 115, calcio d'angolo, Peralta pesca Markic che di testa fa centro e rimette nuovamente tutto in discussione. 2-2 per il verdetto. A quel punto serve la lotteria dei calci di rigore. Comincia il Foggia, Markic spedisce sotto la traversa e porta i rossoneri avanti. Mora replica e fa 1-1. Poi sbaglia Garattoni che manda alto. Lo imita però Cancellotti, anche la sua conclusione è fuori dallo specchio. A quel punto, in perfetta parità, tocca ad Ogunseye, anche l'italo-nigeriano calcia alto. Rafia invece non sbaglia e porta il Pescara in vantaggio. La palla scotta sui piedi di Peralta, l'argentino è freddo e tiene in vita il Foggia. Al resto ci pensa Dalmasso, che neutralizza il rigore calciato da Loi. Perfetta parità. Vacca trasforma e mette pressione al Pescara. Vergani però fa 3-3 e manda la serie ad oltranza. Sul dischetto a quel punto va Rutiens. Gol
e 4-3 Foggia. E poi ecco Desogus, l'attaccante di Zeman. Manda fuori il Foggia. E in finale, l'ultimo ostacolo che si frappone tra i rossoneri e la Serie B si chiama Lecco, Corsaro a Cesena. La notte è rossonera e il popolo non ha più voglia di andare a letto. È festa fino all'alba, con caroselli in città e migliaia di tifosi allo stadio ad attendere il rientro di squadra, tecnici e dirigenti. Ma c'è con gli occhi, chissà.